Fulvio Brancardi, che lui è quello delle coppe, è il mito delle coppe ventimigliese, quello che fa le coppe da Ventimiglia di sempre con una torta, divertirsi. Allora fammi vedere ste coppe. Sono molto originali. Da chiamare Mura quello che costruisce i premi? Eh? Sì, l'avevo già visto l'altra volta. Qui abbiamo l'organizzazione, computer, stampante, tutto. Questi sono i premi. Mura, l'artista. Spiegaci sti cose, qui vedo un numero uno. Niente, visto che siamo alla Marina, San Giuseppe, abbiamo fatto il tema marittimo, quindi una plancia, un timone, l'acceleratore. Poi c'è il numero 2. Numero 2. Sì. Numero 3. Numero 3. Ma ne vedo una la color fucsia con un pistone al centro. Ricordo un fiore. Qui è per le signore. È un fiore. Bellissimo. Ma c'hai molta fantasia, sei proprio un artista in questo campo. Grazie. Grazie mille. Ciao, bravo. Ciao, ciao, alla prossima. Ciao. Qui non potremmo fare niente. È uno degli organizzatori. È uno dei pilastri di queste cose, insieme a Renzo Piantoni, che adesso andiamo a beccare. Ah, va bene. Andiamo a prendere Renzo. Bravo. Enzo è un altro. Ciao. Mucchio di donne. Ciao. Enzo è un altro pilastro che ci ha dato una mano a organizzare tutto questo. Molto bene. E adesso andiamo a beccare Renzo, che è il direttore dei Ravati. Chiudiamo queste belle donne. Ma lei la vedo dappertutto, sa? Io sono dappertutto. Con i tempi ufficiali. Direttore dei Ravatti, il mitico Renzo, l'altro pilastro, che se non era per lui riusciamo a organizzare. Ma questa è la prima volta che facciamo, che organizziamo questo qui. Questa gara è la prima volta che organizziamo. Ventimiglia qua, sì, con gli asfalti. L'asfalto è la prima volta che organizziamo Ventimiglia. E prima dove l'avevate organizzata? Prima abbiamo fatto quella a Porra, sempre nel comune di Ventimiglia. Sì, quella lì l'abbiamo già serrato, abbiamo già fatto due edizioni. E poi ne faremo altre. Poi ci sarà il 15 e il 14 di maggio, sempre a Porra facciamo una motarda, asfalto e sterrato. Sì. E a Porra sempre a ottobre finiamo il campionato di sterrato e a Porra vicino a lì. Grazie. Prego, ciao. Grazie a voi, grazie. Ciao, ciao. Ciao. Qui ci sono gli stand. Ed ecco le prove. Dei cronometristi sempre attenti a prendere i tempi ci comunicano ancora una quarantina di minuti di prove tra libere e cronometrate. L'organizzazione che fa un po' di relax. Ma come mai una donna famosa qui in questo momento? È in mezzo a tante bellissime persone. Ah, ecco. E lei? 2:31:05:17 a Val Trenino cominciano a darsi un po' di... Oh, bonjour. Dai che ce la puoi fare, notare la velocità, dai, ci sei, bravo. Grande, ce l'hai fatta. Rifatto. Ma vedo che lei c'è sempre. Sempre. Dove c'è casino c'è io. Cosa ne pensa di queste moto? Ah, fantastica, guarda qua dove c'è, la Mach 3. C'ha qualche anno oramai. Senti, alza la parrocchia del cambio, l'Azilio Corse. Fotografo qua? Ne ha fatto qualche foto? Sì. L'ultima è questa qua. Il manifesto? Sì. Beh, interessante. Ciao, alla prossima. Ciao. Abbiamo anche un bel cane. Pastore Maremmano. Beh, la gente, anche se sono solo prove, viene sempre a vedere. Abbiamo uno Sharpei.
questo numero 16 che è una BMX con motore 103 Peugeot, poi lo vedremo da vicino. Attenzione, dobbiamo divertire un po', ciao! Ciao! Quel bullone lì, no! Questo è un sì! E questo qui è un mitico Velox, è una bicicletta praticamente francese con questo motore che si tirava da questa parte su e giù. È tua? Questo è mio. Ah, bello. E questo è questo Velox. C'avete una moto col fustino di birra sopra, ma cosa serviva? Andare più forte. Andare a tutta birra allora. Andare a tutta birra, esatto. E perché ve l'hanno fatto togliere? Antidoping. Ah, per l'antidoping, ho capito. Ok. Che team è questo? Qui sono i pilastri organizzatori di tutto l'evento. Senza di loro non riusciamo a fare niente. Un applauso a tutti. Vai. Ma praticamente tu sei rimasta quando eri ragazzo, perché prima preparavi i motorini, adesso si cambia qualcosa, qualche pelo in più qua. Qualche vent'anni in più anche, no? No, 40. Però noi abbiamo sempre 18 anni. Anche se, ma pure 14, anche se, 14 le dà giù. Fai conto che il nostro pensiero è il super bravo. Sì, lo troveremo. Super bravo. Che io me lo ricordo. Guarda che l'ho quasi trovato. Mamma mia. Questo motorino non c'è cambiato niente, originale degli anni 70, è la prima versione senza variatore, non c'è nemmeno il variatore, monopuletta. Madonna, quando ci sono io sopra va indietro. Vuoi dire che pesi troppo? Dobbiamo gonfiare la gomma dietro perché un pochino subisce un po'. Ah, la punta di diamante, scusa, non te l'ho presentato. La punta di diamante. E peggio è questo, incredibile. Questo qui forse è uno dei più vecchi. Nessun ritiro. Quanti anni ha questo Peugeot? È dell'82. Ah, ma è nuovo. Sì, sì, è bellissimo. È da vedere anche. Aspetta che ti paghi. Per il tutto che la corona. Thank you.
per il numero 34, per favore. Il quartino così non ha regolamento, purtroppo. Non è in fish il quartino ammazzadito. Quando poi salgo sul motorino mi devi dire forza, forza, veloce, veloce, capito? Quando viene qua che cambiamo lo vedi. Ma ci va ancora un po', sai. Adesso ci mette la benzina anche. Sì, ma questo non consuma niente. L'unica cosa che sai è che non consuma. Ma guarda, c'è il coso. Andrea, guarda laggiù che c'è l'elicottero là, il team, quello piccolino. Vedi? Il drone, si chiama il drone. Bravo! L'altra pista. Ma io ho doppiato due volte in questo modo. Sono una squadretta, 5-6 elementi che si danno il cambio e vince chi nell'arco fa più giri nell'arco di 4 ore ad uscire. Qui c'è tutta gente che riprende, ci sono pure i bambini. Questa corsetta? Tutti gli altri. Premio speciale al 24 che si è sdraiato a gara finita. Ed è finita. Grazie mille, chiaramente non scappate. C'è stata una ragazza. Non scappate per 13, le premiazioni e successivamente l'ha fatto tutto da solo. Alle 18 ci sarà musica live con i Play Race Rock Band presso il Bar Oblò. Ed non scappare da Ravano per lo smontaggio e lo stoccaggio di tutti i pezzi chiaramente dell'impianto. Basta bar questi tutti i piloti. Ciao Funelli, come ti sei Male. Male? Va bene, l'importante è partecipare. Ok. Ciao. Così parte. Uè Lillo, dove sei finito? In
mezzo abbiamo fatto una bella giornata, alla prossima volta, ciao a tutti. Qui stanno smontando i motorini per vedere se sono originali, se nessuno l'ha lavorato, quindi è una cosa molto seria. Partiamo dal terzo classificato, quindi il rullo di tamburi. Allora, una ora un rullo di tamburi, va bene? Terzo classificato, Monferrai di Ponente col numero 15. Complimenti, premia il Mura. Complimenti ragazzi, terzo scalino del podio per voi. Chi fa le foto? Una pizza con bibita alla pizzeria Bella Napoli di Valle Crosia. PM Team secondi classificati, complimenti. Bravi. Bello. Dopo, prima passiamo agli altri premi, un po' di suspense. Ho il premio I Ciubelli Dania per diciamo un guadagnato in extremis, è stata un'esperienza mistica, si sono sdraiati a gara finita addirittura, quindi con il numero 24, il te lo dico dopo team, complimenti, vincono il premio a Ciubelli Dania. Sei te che ti sei sdraiato a gara finita, grandissimo. Terremoto Team premiato per viene lontano. Premia il direttore di gara Renzo Piantoni. Poi non si sono neanche piazzate ultime, attenzione, quindi cioè, grande risultato per le donne in rosso, complimenti. Premia Renzo Piantoni, targa e poi il Mura il premio, perfetto, targa e trofeo, doppia premiazione, complimenti. Ultimi classificati, non mollate comunque mai ragazzi, Umbria Cuni numero 29, hanno fatto metà gara, sì. Niente. Complimenti ragazzi, vincete in casa, quindi una grandissima vittoria, grande soddisfazione. E con questo si conclude.